Abbiamo terminato in questi giorni un lavoro molto importante che ci ha portato a dialogare con tutte le categorie economiche della città. Lo abbiamo fatto insieme al tavolo economico composto da tutte le associazioni di categoria e dai dottori commercialisti ed esperti contabili della provincia di Pesaro-Urbino. Lo abbiamo fatto insieme a dei dialoghi con gli istituti di credito della città. E tutto questo è confluito in un documento che ha preso il nome di Uniti si vince, perché più che mai in questo momento ci vuole un'unione di intenti e bisogna remare tutti dalla stessa parte per cercare di arrivare a delle soluzioni che sono già di per sé molto difficili. O i governi saranno in grado di trovare fondi pari a circa ad un 25% del fatturato di ogni attività e darne a tutti, o altrimenti sarà importante agire tramite i comuni, che hanno già mostrato efficienza con i buoni spesa, che possono stilare delle graduatorie specifiche sulle attività che hanno bisogno di aiuto, sui settori, sui comparti economici che hanno avuto più danni, e tramite queste graduatorie possono erogare contributi direttamente a chi è a rischio chiusura. L'altra parte è quella dell'uscita dalla crisi. Servirà un importante piano strategico realizzato per il settore commercio, realizzato per il settore turistico, che stiamo studiando di realizzare insieme all'aiuto di professionisti, affinché nel momento in cui c'è un'apertura al commercio e al turismo si possa in un qualche modo ripartire in modo veloce e più forte di prima. Ecco, questa è la strada che ci siamo tracciati ed è il lavoro che porteremo avanti anche nei prossimi giorni.